Vogliono che noi siamo contenti, contenti di essere schiavi e che non sappiamo affatto più di essere schiavi. Sei pronto a tutto, a cedere su tutto, non te ne accorgi. Te ficchi là dentro e ci crepi dentro, allegro. Talmente addormentati, talmente rimbambiti e ribolliti da decenni di menzogne, di chiacchiere, che ci troviamo dentro un lager dorato. Ti mettono dentro una gabbia e ti danno tutti i film che vuoi, Netflix, Prime Vision, Infinity, Now TV, la TV come sei tu. Te ficchi là dentro e ci crepi dentro, allegro, contento. Senza che nemmeno ti venga nell'anticamera del cervello che ti stanno semplicemente togliendo la vita. Non te ne accorgi più, perché la maggior parte di noi sta nel lager, diciamo, simbolico, e se l'è scordato, non lo sa più. Sta in prigione, sta in Egitto, no? E ci vuole Mosè che ricorda al popolo di Israele, guarda che sei schiavo. Ci fanno credere che c'è la libertà, ci fanno credere anche che ci sia la dialettica, no? Ci fanno credere, creano sti pupazzetti uno contro l'altro, tutte balle. Tutte balle, ma devi essere molto sveglio per accorgerti che sono balle, se no come fai? Se hai come fonte di informazione soltanto i TG o i giornali, come fai a capire che è un grande trucco? Devi avere un altro contatto, è chiaro? Devi avere un contatto fuori dal mondo, solo quello ti darà la lucidità per dire no, no e no. Questo mondo che voi mi volete rappresentare come il migliore dei mondi possibili è un lager. Che cosa farà Draghi? Ma cosa vuoi che fa Draghi? Farà quello che ha sempre fatto. E te puoi immaginare che un uomo, appunto, di tale livello, competenza, eccetera, vuoi che faccia una cosa diversa da quello che ha fatto per tutta la vita? Da un momento all'altro, uno che ha tutelato gli interessi della grande finanza per tutta la vita, ricoprendo ruoli di grande banchiere, privato e pubblico per tutta la vita, diventa il difensore delle classi povere. E dai! Hai dimenticato talmente a fondo cosa può essere la vita, che cosa è la libertà dello spirito, che sei pronto a tutto, a cedere su tutto, non te ne accorgi. Ricordare. Ricordarci cosa vuol dire essere umani. Ricordare di ritornare in sé.